Allora, Shaq, lo diciamo che hai detto una stronzata o no? Buongiorno a tutti ragazzi, sono il Franz, siete su NBA Revival Zone, un canale dedicato interamente al mondo NBA. Come avrete potuto notare, questo video è dedicato a Donovan Mitchell e all'inizio scoppiettante dei suoi Utah Jazz. Se siete pronti, partiamo! La faida tra gli Utah Jazz e Shaquille O'Neal è cominciata quest'estate, dopo il rinnovo da 200 milioni di Rudy Gobert. Non sono un hater, ma questo deve essere di ispirazione per tutti i giovani lì fuori. Anche con 11 punti di media in NBA puoi guadagnare 200 milioni di dollari. Queste le parole al vetriolo del grande Aristotele Shaq, e diciamocelo, lo abbiamo pensato un po' tutti, ma proprio tutti. Se con Gobert aveva la strada spianata ed era effettivamente semplice accanirsi contro di lui e i suoi 200 milioni di presidenti ispirati, un po' più complessa è la strada che ha intrapreso con Donovan Spida Mitchell. In diretta nazionale, con Spida in ascolto, ha dichiarato quanto segue. Mitchell non ha quello che serve per trascinare la sua squadra al titolo. A parte segnare, non sa fare altro. Spida, in diretta e microfonato, ha risposto: "Alright, that's it." Shaq, domandina: ma che cosa ti hanno fatto i Jazz? Ce l'hai forse con qualcuno della nuova proprietà? Non capisco. Non so se lo abbia fatto di proposito per spronare uno dei migliori giocatori della piazza a superare i propri limiti. Non sono in grado di dire se Shaq avesse o meno un doppio fine. Quello che mi sento di dire con assoluta certezza è che Mitchell è uno dei pochissimi giocatori che ogni anno migliora dai propri errori e col duro lavoro e la giusta mentalità fa sempre meglio. Vi ricordate la faccia che aveva dopo l'eliminazione coi Nuggets? Ecco, ve la ricordo io. 2 seconds to go for the win and it rims out. Denver hangs on. E vi ricordate le parole in press conference dopo la partita? This is not gonna be the end of it. This is just the beginning, man. Lavoreremo duro, lavoreremo di più per evitare che una cosa del genere succeda di nuovo. Per evitare di sentirsi così di nuovo. Donovan Mitchell è uno di quei ragazzi che non si accontenta. È uno di quelli che porta avanti il concetto di Mamba Mentality come pochi altri. Uno è lui, un altro, per esempio, è Jaylen Brown. Ed è il motivo per cui adoro questi due giocatori. Ogni stagione, da quando è entrato in NBA ad oggi, ha aggiunto un tassello al proprio gioco, diventando oggi la superstar di una delle migliori squadre in NBA ed il leader indiscusso all'interno di una franchigia piena di giocatori esperti, nella quale lui è uno dei più giovani, a soli 24 anni. Sembra però che tutto ciò non basti. Recentemente anche Barkley ha deciso di dire la sua. Mitchell nella sua carriera ha fatto una sola partita con 10 rimbalzi e una sola con 10 assist. Noi abbiamo detto che Donovan è un giocatore di buonissimo livello, ma per essere una superstar deve imparare ad aiutare la squadra in modi diversi. È impossibile esserlo con queste statistiche. Chuck. Recap brevissimo. Il primo anno ha messo in mostra la sua incredibile esplosività alla D-Rose, 21 anni. Il secondo anno ha inserito un ottimo tiro dalla lunga e consolidato la sua posizione nella squadra e nella Lega, 22 anni.
Il terzo anno, ovvero quello scorso, ha dimostrato di essere uno dei migliori realizzatori della NBA ed è diventato All-Star, 23 anni. Quest'anno sta dimostrando di riuscire a coinvolgere i compagni come un vero leader all'interno di una delle migliori squadre della Lega, 24 anni. Non basta? La sua estensione al massimo contrattuale è meritatissima e non ho dubbi, caro Shaq, che nei prossimi 3-4 anni possa diventare un punto di riferimento nel panorama mondiale, anche per come coinvolge i compagni. Utah, al momento, è una bellissima storia. Hanno scelto di rinnovare in toto il roster dello scorso anno, nonostante la cocente delusione e le voci post-Covid, e per ora hanno trovato in Mitchell il leader offensivo e in Gobert quello difensivo, proprio i due che a detta dei media non andavano d'accordo. E poco conta la sconfitta recente con i Nuggets di uno strepitoso Jokic dopo 11 vittorie consecutive. Il vero step up dei Jazz lo potremo vedere solamente nei playoff, dove i limiti di Gobert sono sempre stati evidenti. Ma sono convinto che Spida si sia legato al dito le parole di Shaq e Sir Charles. Quanto basta per sorprenderci. Un saluto, il Franz.